qualcosa con questo bellissimo applauso. Se ho che... perché Arun Dapu in Bojin Doshi è solo che c'è Hangun Yongwa e tutto se Yongwa è il giro di Ricky Hanyang Bakko a quello che è Yongwa Zoroku non mi spui sa la domanda. Che dire, il fatto che i film coreani e soprattutto il mio film venga proiettato, venga accolto così bene dal pubblico italiano, per questo sono molto contenta di essere qui. Immediato che mi viene da fargli è perché hai scelto proprio questo film tra i tanti film che hai fatto? Tu ne hai fatti qua più di 20, però nella retrospettiva noi ne presentiamo solo una parte, diciamo più importanti. Gondal 역이죠. 근데 건달의 얘기라기보다는 그 한국 사회에서 이제 가족을 위해서 열심히 살아가는 어떤 가장의 얘기 그런 느낌이 직업이 건달로 표현되지만 그 뒷면의 가장의 애환이랄까 이런 것들이 안녕하세요. 어렸을 때부터 송강호 씨의 영화를 많이 좋아하면서 많이 보았는데 그 중에서도 유독 애착이 가고 찍으면서도 이제 행복하고 그랬던 영화가 있으신지 어떤 영화이신지 궁금하거든요. 됐어. Le ho anche girate, anche se c'è la moglie là seduta, comunque diciamo sono abbastanza soddisfatto per questo. Essere invitato al Florence Korean Film Festival e ci sono, quindi diciamo altri obiettivi più alti non ce ne ho e sono abbastanza soddisfatto. Però spero che la retrospettiva su un attore sia prima e l'ultima volta, che non ci siano altri. Alla carriera a Songa-ho per come ambasciatore del cinema coreano nel mondo. Vorrei ringraziarvi per essere rimasti fino a quest'ora e ringrazio anche molti studenti coreani e molti insomma cittadini coreani che vivono in Italia che hanno partecipato a questa serata e vorrei presentare un altro grande regista, Lee Jin-ik.